Non manca. Quando vuole. Cari amici della Levi, ben ritrovati e benvenuti a questo quinto appuntamento dell'iniziativa che gli alunni della Levi stanno organizzando. E questa sera parleremo di musica e autorialità, un problema centralissimo, estremamente interessante, direi anche che interroga tantissimo tutta la storia della musica. Abbiamo con noi a guidare questo appuntamento il professor Antonio Rostagno, che ringrazio veramente di cuore per essere presente. Il professor Rostagno ormai lo definirei quasi un amico della Levi perché lo coinvolgiamo sempre in tantissime iniziative e veramente lo ringrazio. Dialogheranno con lui due alunni e purtroppo Simona Gatto non c'è per problemi di salute, speriamo si ristabilisca presto. Abbiamo Alessandro Avellone e Vera Vecchiarelli che dialogheranno poi raccogliendo gli stimoli che il professor Rostagno ci darà e poi, come di consueto, ci sarà il dibattito finale. Auguro a tutti un buon pomeriggio. E allora prendo la parola e ringrazio Roberto Calabretto di cuore per questo invito, come per tutti gli altri allievi. Autore è una parola assai complessa e non mi perdo sull'etimologia, però mi faccio subito delle domande. L'autore in un'opera musicale, non parliamo adesso dell'autore in generale perché sono usciti almeno negli ultimi 10 mesi sono usciti almeno 3 libri sul concetto di autorialità letteraria, ma parliamo soltanto di cose musicali e mi pongo delle domande iniziali. L'autore è colui che sa tutto di un'opera sin dall'inizio, che prevede tutto sin dall'inizio, vuole un obiettivo, raggiungere un obiettivo sin dall'inizio e il suono che realmente realizzerà alla fine questo autore. Fa parte del messaggio o è soltanto uno strumento che potrebbe essere sostituito da altri per veicolare lo stesso messaggio d'autore? Cosa intendiamo infine per risultato finale di un'opera, che può essere una sonata di Beethoven o una canzone anche del più giovane dei cantautori viventi? Quando è chiusa, acquista lo statuto testuale e ha un suo messaggio. Mi chiedo, quanto di questo messaggio è dovuto al maiuscolo autore oggi? Per rispondere a queste domande che sono nevralgiche per me, devo partire da parecchio indietro e poi farò degli esempi venendo invece molto vicini a noi. Autorialità, intanto, è un concetto in musica, è sempre in musica. Qui rischiamo gli scivoloni se generalizziamo. Mi limito alla storia della musica che noi possiamo conoscere. Allora, autorialità è un concetto inesistente prima della scolastica, prima di Tommaso d'Aquino. E voi direte cosa c'entra Tommaso d'Aquino? Naturalmente non c'entra nulla direttamente con la musica, ma Tommaso d'Aquino arriva a Parigi sulla scorta della scuola di Chartres. La scuola di Chartres e Anselmo d'Aosta, che ne è l'ispiratore, partono da un punto di vista nuovo, rivoluzionario potrei dire, e cioè questo, che al centro dell'universo c'è l'uomo, che il mondo, come diceva Anselmo, il mondo è costruito per l'uomo. Sembra cosa da poco, ma non è affatto cosa da poco, perché vuol dire che traducendolo in musica, il mondo sonoro è nelle mani dell'uomo, mentre con la lunga tradizione del gregoriano non era nelle mani dell'uomo. E tanto è vero che non conosciamo gli autori. Mentre dal 200 in poi cominciamo a conoscere degli autori, perché l'uomo è stato portato al centro del mondo. Da chi? Da Tommaso soprattutto, dal neoaristotelismo. E infatti ci sono i primi maestri di Notre Dame, ci sono i trovatori, insomma cominciano dei nomi di autori. Prima non ce l'abbiamo nomi di autori. Sarà casuale questa coincidenza?
per me è impossibile considerarla come casuale. È un cambio di paradigma, è un cambio di paradigma culturale profondissimo e io la intendo veramente come una rivoluzione, parallela alla rivoluzione copernicana o alla rivoluzione francese. E questo non avviene soltanto nella musica, perché con le arti figurative anche lì abbiamo una grande rivoluzione. I maestri del gotico internazionale spesso nome non ce l'hanno, e invece qui arrivano uno dopo l'altro una serie di grandi maestri, a partire da Giotto, Masaccio, Cimabue, Giotto, Masaccio. Esattamente in quello stesso momento che Massimo Cacciari in un recente libro ha definito la mente inquieta, la nascita della mente inquieta, con l'età di Dante, è appunto quella, l'età di Tommaso. Quindi il nostro concetto di autore come responsabile di cosa? Di un messaggio, non di un testo, ma di un messaggio del testo. Ecco, questo concetto di autore può formarsi in musica, e come abbiamo visto non solo in musica, ma a noi, ripeto, interessa quello, può formarsi dopo questo cambio di paradigma, dopo questa rivoluzione culturale o epistemica, non prima. Non è che non può, è che la storia è realmente andata così. Non conosciamo autori prima di questi, non perché non abbiano firmato l'opera, ma perché non c'era lo statuto di opera, perché mancava l'idea, come dice Le Goff a proposito della scuola di Chartres, non c'era l'uomo al centro del mondo. L'uomo al centro del mondo arriva con Chartres, Bonaventura, Tommaso, Dante, Léonin, Perrotin, i trovatori e poi quelli che tutti conosciamo. Tuttavia, non è sufficiente questo a definire questo cambio di paradigma. Io vorrei oggi invece cercare un equilibrismo, una difficile mediazione tra due delle principali concezioni della musica che si sono avvicendate nel Novecento. Da una parte una concezione ancora operacentrica, che conserva all'opera lo statuto di immediatezza, cioè di non mediatezza, cioè di identità dell'opera. E questo statuto è portato avanti da Adorno, ma è portato avanti anche, per esempio, recentemente da Georg Bertram, o è portato avanti in senso completamente diverso dalla filosofia analitica di Arthur Danto, che teorizza un mondo dell'arte, un art world che è separato dal resto del mondo, per cui i valori dell'opera d'arte si costituiscono all'interno di questo valore e non con un interscambio, appunto con una mediazione con gli altri aspetti del mondo. Sono due concezioni diametralmente opposte, quelle di Adorno e quelle di Danto, ma tutte e due condividono l'idea di una opera d'autore che abbia una sua identità, sebbene per entrambi questa identità sia data anche dalla mediazione, ma non si esaurisca in una mediazione, cioè in un'apertura, in una relazione con il mondo. Dall'altra parte, invece, abbiamo tutta un'altra corrente, oggi forse predominante, direi che posso togliere il forse, che invece vede l'opera non più come testo, ma esclusivamente come una pratica. E qui è molto difficile da definire, perché anche lì dentro, in questo secondo campo, ci sono tante posizioni non del tutto concordi, alcune delle quali mi piacciono molto, alcune delle altre invece mi lasciano molto perplesso. E immaginiamo subito una posizione forte che concepisce l'opera non come qualcosa che attraversa i secoli, essenzialisticamente, ma qualcosa che si scioglie in una rete di mediazioni. È una forma di musicologia che Georgina Born ha chiamato la musicologia relazionale, che fa riferimento a Bourdieu soprattutto, ma non solo, anche a Latour, Bruno Latour. I due non sono parificabili, sono distinti. Però lei riesce a abbastanza convincentemente, io non sono d'accordo, ma questo è un altro discorso, lei con un discorso molto serio, la Born riesce a unirli nel suo concetto di opera d'autore, non più come opera d'autore, ma frutto di uno, quello che lei chiama assemblage, assemblaggio, cioè di una mediazione
pratica, sono le sue definizioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'identità dell'opera non dipende dall'identità dell'autore, ma dipende dall'assemblage, dall'assemblaggio sociale, in cui, culturale, in cui è collocata. Non vuol dire in cui era collocata ai tempi in cui fu composta, ma qui in cui è collocata dialetticamente, progressivamente, sempre. Quindi la idea di testualità, che è oggetto della filologia, viene frontalmente negata e annullata da Georgina Borne in favore di un concetto di pratica del testo. Il testo è una pratica, viene praticato. Cosa vuol dire? Vuol dire che esiste solo in quanto è oggetto di pratica sociale. Quindi la sonata di Beethoven non esiste. Esiste soltanto la pratica sociale della sonata di Beethoven. È ancora di Beethoven? Portando all'estremo questa filosofia relazionistica, il correlazionismo di Latour, portandola all'estremo, questa ontologia dell'opera svanisce, scompare, non c'è più. Quindi anche l'ontologia dell'autore svanisce, non c'è più. Naturalmente io, da europeo formato su Adorno e prima di lui su Kant e Hegel, che ho studiato da liceale, naturalmente non solo non la posso accettare, ma non la voglio accettare, perché penso che la tradizione culturale non sia qualcosa che posso scegliere di accogliere o respingere, ma penso di avere una responsabilità nel senso di Hans Jonas, la vera responsabilità, che per lui è civile, per me è storiografica. Io faccio lo storiografo, per cui ho una responsabilità verso gli oggetti di studio. Evidentemente in ambito anglo-americano non si sente questo principio responsabilità che Hans Jonas ci ha insegnato, almeno io sento di aver imparato da lui, evidentemente non viene sentito questo principio responsabilità e non si fanno problemi a sbriciolare l'opera in un puro evanescente rete mediale. L'opera e l'autore sono diventati soltanto oggetti della mediazione. Mediazione è quasi sinonimo di relazione. Possiamo intendere quasi sinonimicamente. Questa è la prima idea di sbriciolare. Quindi abbiamo detto c'è una parte più essenzialistica e che vedo appunto in Adorno o in Arthur Danto, tra loro incomparabili, ma che comunque conservano un'identità, una totalità dell'opera. Ora arriveremo a Adorno e al neo-adornismo. È uscito la settimana scorsa un magnifico libro di cui poi vi parlerò, Giorgio Fazio, Ritorno a Francoforte, dove spiega benissimo come oggi ci sia ancora un enorme flusso di adornismo, però non so se è già arrivato in libreria, credo di sì, ma è un libro di oggi questo, proprio di oggi, e ci arriveremo tra poco. Allora abbiamo detto, facciamo un primo area, che è quelli che salvaguardano la totalità dell'opera e dell'autore, dall'altro facciamo invece questa seconda pratica, questa seconda alveo, questo secondo ambito, che chiameremo invece opera come pratica e non più opera come testo. All'interno di questa seconda abbiamo individuato la prima, la filosofia relazionale, che concepisce l'opera e l'autore come elementi di una rete di relazioni. E basta. È più antropologico che storico questa visione. C'è però all'interno di questo grande alveo che chiamiamo pratica o prassi un'altra tendenza che invece a me piace molto, che è quella impersonata da Georg Bertram nel suo libro, secondo me meraviglioso, Kunst als menschliche Praxis, opera come prassi umana. E Georg Bertram tenta di definire, secondo me riesce perfettamente a definire come l'opera d'arte realmente non possa essere più concepita come una testualità chiusa, ma deve fare riferimento a che cosa? Non uno sbriciolamento mediale in cui tutto è mediazione, come vorrebbero gli attuali teorici della mediazione, Richard Grusin o Bolter, il suo collaboratore, no, dice Bertram, perché? Perché in questo modo si dissolverebbero i soggetti
il soggetto autore e il soggetto ricettore, e tutto diventerebbe relazione. Non ci sarebbe più nulla di ontologico. E invece lui dice no, l'opera d'arte è tale quando conserva la capacità riflessiva, cioè di farci riflettere su cosa? Su noi stessi. Cioè è opera d'arte quando un autore, soggetto, dialoga con un ricettore che riceve riflessivamente, cioè riflettendo su se stesso. È un'opera d'arte quando mi trasforma. Capite che l'autorialità, invece, all'interno delle sound arts e dei sound studies, in questo che è stato chiamato il Deleuzian Turn, la svolta deleuziana, poi vi consiglierò un libro che è il Vangelo di questa categoria, sbriciola in totale rete di mediazione, in totale prassi, pratica, non riflessiva, ma una pratica concreta, vado, ascolto e consumo. Pratica concreta, è la pratica del qui e adesso, non riflessiva. Bene, tutta quest'altra area dei sound studies invece immagina che il soggetto ricettore sia immerso nel suono e che l'unica ontologia sia il suono, non noi o l'autore, cioè non i messaggi, ma il suono in sé. Quello che Christoph Cox chiama il sound flux, il flusso sonoro, senza messaggi. Senza contenuti umani, senza contenuti storici, senza passato, senza futuro. Non ci sono più testi perché fermerebbero il flusso, c'è soltanto una rete di mediazioni. Allora, con questo credo di avervi dato una, sia pur molto rapida, panoramica delle forze in gioco, e sono forze potentissime e che meritano di essere ragionate, di essere messe sulla carta. Tuttavia, sono un po' allergico quando sento dire che ce n'è una più moderna, più attuale delle altre, per cui le altre sono antiquate e superate. E io sono molto allergico a questo, perché invece trovo che ci siano delle cose che abbiamo giubilato un po' troppo in fretta, e Adorno è uno di questi, che invece hanno un'attualità ancora vivissima. Tanto è vero che si sta sviluppando un fortissimo ritorno a Francoforte. È per questo che adesso vi annoierò un pochino con Adorno, però vi do un piccolo rimprovero, perché se vi annoiate con Adorno e fate musicologi, beh, credo che ci sia qualcosa da rivedere. Dunque, Adorno è vero che parte con il rifiuto della bellezza puramente esteriore, quindi dell'idea di una forma voluta, esaurita dall'autore. È vero che da una parte, sia in sociologia della musica, sia in teoria estetica, rifiuta la pura forma esteriore. Tuttavia, nel capitolo finale della sociologia della musica, che si intitola appunto Mediazione, ci racconta cosa intende lui per mediazione. Mediazione è, dice lui a pagina 237 della versione italiana di Sociologia della musica, nel capitolo Mediazione, alla base della sociologia stessa ci deve essere il problema del contenuto. E questo benedetto contenuto lo può fare la mediazione? Cioè il contenuto lo dà una società che media grazie a mezzi informatici o a mezzi di trasmissione l'opera d'arte, da sé i mezzi che mediano possono dare il contenuto? Cioè l'autore non c'è più? E siamo in un'immersione anonima, in un flusso di suono? Possiamo arrenderci a questo? Possiamo arrenderci a questo per i brani o le composizioni o le installazioni di Alva Noto, di Carsten Nicolai o dei suoi, lui meraviglioso, ma non possiamo retroattivamente, come vuole Georgina Born, applicare questa filosofia anche al canone occidentale, tanto vituperato e da me tanto amato. L'abbiamo giubilato un po' troppo presto e con lui abbiamo giubilato Adorno, che ci diceva, attenzione, la mediazione non possiamo trascurarla perché è quella che ci porta le opere, ma il problema non è la mediazione, il problema è il contenuto, e quello sì che lo vuole l'autore, caspita. I problemi estetici e sociologici della musica, estetici e sociologici, sono intrecciati indissolubilmente, ma non vuol dire che i problemi estetici si convertono in problemi sociologici. Il livello estetico, cito Adorno testualmente,
il livello estetico e il contenuto sociale di verità dei prodotti interagiscono strettamente, anche se certo non possono essere identici. Quindi il contenuto estetico non può diventare solo mediazione, non può diventare solo mediazione sociale. Certo che lo è, ma non può esaurirsi in questo. Nulla, e questa è la bellissima frase, nulla vale esteticamente in musica che non sia vero anche socialmente, ma non si esaurisce nella sua verità sociale. La distribuzione, e ho finito le citazioni, la distribuzione sociale e la ricezione della musica, guardate, attenzione, la rileggo con molta calma, siamo a pagina 240 di Sociologia, versione italiana. La distribuzione sociale e la ricezione della musica è un mero fenomeno. La sostanza è la costruzione sociale oggettiva della musica in sé. La musica in sé. La musica in sé. Allora, l'autore è colui che rispecchia dentro la musica in sé, nella perfezione dell'opera conclusa, totalitariamente conclusa, rispecchia le strutture sociali, ma non riduce l'opera a strutture sociali che mediano. Quindi la funzione dell'autore non è soltanto quella di trasporre, tradurre la mediazione in estetica, ma ha una funzione autoriale. Dà un messaggio, dà un contenuto. Il problema è il contenuto. L'elemento antagonistico, critico, che è, e quello lo può fare soltanto l'autore. Senza autore l'opera d'arte è specchio della società. Mancherebbe di questo contenuto antagonistico o critico. L'elemento antagonistico o critico, che è essenziale al contenuto delle opere d'arte significative, le mette in opposizione al complesso sociale, sia ai rapporti di produzione materiale, sia alla prassi dominante. Per questo, quando parliamo di arte, non possiamo parlare semplicemente di produzione, ma dobbiamo parlare di creazione. Allora, a questo punto abbiamo un problema. Abbiamo il problema davanti di come giustificare le tante multiautorialità. Perché si fa presto a dire, nel pop non c'è un unico autore perché tutti contribuiscono a formare l'opera definitiva. Sì, certo. Contribuiscono a formare che cosa? I tecnici del suono, così importanti, come sono costruiti i microfoni, così importante perché cambia il suono. Già, cambia il suono. Così importante il luogo dove il musicking, cioè come dice Christopher Small, il luogo e le persone che collaborano, anche quello che ti avvita l'ultima lampadina, sì certo, ma questi collaborano, ripeto, al suono. Sempre che consideriamo il suono come essenziale ed esauriente. Ma io invece ho l'ambizione di considerare il suono come un involucro. Perché? Perché con Adorno riconosco, e secondo me è così, che c'è un problema del contenuto. E allora mi chiedo, questa multiautorialità è veramente multiautorialità o è semplice collaborazione come c'è sempre stata nella storia? E allora, i nuovi popular music studies realmente stanno scoprendo dei nuovi continenti o stanno riscaldando dell'acqua già riscaldata mille volte? Sono polemico? No, non voglio essere polemico, perché so benissimo che gli studi che hanno seguito Alan Brooke sono degli studi che hanno portato dei reali passi avanti. Ma ora che abbiamo sperimentato un metodo di analisi, bisogna anche farne la critica a questo metodo di analisi. Non può essere considerato sic et simpliciter il nuovo che applicheremo a tutti i tipi di musica, scoprendo che anche Beethoven aveva in mente lo spazio sonoro. E sai, grazie. L'abbiamo capito adesso, non c'era bisogno di fare le scatole musicali di Alan Brooke. L'avevamo capito anche prima che lo spazio sonoro era una delle componenti della composizione di Beethoven. Ma perché? Perché Beethoven in mente aveva un messaggio, aveva un contenuto. E questo contenuto di chi può essere? Può essere dei tecnici che usano un microfono con una velina anziché con la lamina? Questo è, loro decidono il messaggio, allora l'autore. Il coautore, ma il coautore di cosa? Del suono?
della versione finale che andrà registrata? Di quella che andranno a presentare in concerto? C'è una disseminazione di autori del suono, ma a me interessa l'autore del contenuto, cioè di quella cosa che non viene mediata dai mezzi che me la portano. I mezzi saranno soltanto degli intermediari, non dei mediatori. E qui uso Latour, Bruno Latour, che fa questa distinzione nell'Actor Network Theory tra intermediari e mediatori. Tutti questi collaboratori saranno degli intermediari che aiuteranno a portare a noi il messaggio, ma il messaggio loro non lo stanno mediando, non sono mediatori, non lo influenzano il messaggio. Il messaggio o il contenuto è frutto di un'idea di autore e io continuo a pensarla così. Perché continuo a pensarla così? Intanto perché ci sono tante persone, a partire da Alessandro Bertinetto, che sta scrivendo moltissimo in questo periodo, che definiscono che cos'è l'ontologia della musica, e questo essenzialismo dei contenuti lo stanno riportando in auge. Non è l'essenzialismo di che cos'è la nona di Beethoven, è solo quella eseguita come la vuole Beethoven. No, 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 è proprio tutto sbagliato, non è questo. Quindi la filologia è uno strumento, non è un fine. È uno strumento per arrivare a una sonorità, e quella sonorità a sua volta è uno strumento per portare un messaggio, che è quello il vero fine. Responsabile, come vuole Hans Jonas, di un soggetto che parla ad altri soggetti e forma una comunità di sentire. Quello col semplice suono non lo faccio. Col suono faccio soltanto una comunità di epidermidi, non di profondità. E questa profondità di messaggio la trovo soltanto laddove so che davanti a me c'è un soggetto che mi sta parlando e io mi sento soggetto, non mi sbriciolo immersivamente nel suono, ma sono consapevole e rifletto come vuole Bertram, rifletto sul mio ascolto e rifletto perché ho in mente un'idea di Beethoven e ogni ascolto me la fa diventare ogni volta più profonda, dialetticamente. Questo è il problema del contenuto, ma non devo dare niente di tutto mediato, ci deve essere qualcosa di non mediabile. Quello che non è mediato è l'identità di Beethoven e quello che non è mediabile è la mia identità, che è mutevole, ma non la sto mediando, è un'immediatezza. Siamo due soggetti che siamo in una rete dialogica. Se non c'è quello, tutto diventa vero. Diventa il relazionismo di Georgina Born, dove tutto è relazione, tutto è mediazione. Non esiste più opera, non esiste più autore, ci sono solo eventi. Singoli eventi. E cosa li studio a fare? Tanto sono eventi, finiscono lì. E allora dov'è la storia? E dov'è il mio contributo di storico? Per convincervi di questa mia tesi, e mi avvicino alla fine, vi dico che vi faccio degli esempi per farvi capire che la collaborazione tra un ambiente e quello che fa un autore c'è sempre stata. Non è una novità dei mezzi di riproduzione elettrica o elettronica. Non è una novità. C'è almeno dai tempi di Monteverdi, veramente c'è da sempre. Il problema della relazione tra autore e reti sociali, culturali, emozionali, modi di sentire, quelle soglie del pudore, che, come le chiamava Norbert Elias, c'è sempre stato. Ma questo non ci ha mai fatto dubitare della questione autoriale. Adesso arrivano queste nuove filosofie nuovo-deleusiane che si ispirano appunto a Deleuze, a cui sono andati dietro poi lo stesso Bourdieu, Latour, tutti i cosiddetti costruzionisti, cioè non ci sono certezze, ma tutto è costruito da una società mediale, Grusin stesso. Alla base c'è sempre Deleuze, e poi vi consiglierò un libro alla fine. Bene, per farvi vedere come c'è sempre stato e che quindi queste novità sono novità che non sono nuove, che ci sono sempre state, è una falsa novità, vi faccio degli esempi che spero siano convincenti di come anche i prototipi dell'autore con la A maiuscola, Monteverdi e Beethoven, nascono e sviluppano le loro creazioni, chiamiamole col termine giusto, come ho detto prima, non prodotti, perché non sono commerciali, ma creazioni, le producono in un ambito di sentire, cioè in una rete, che è pur sempre una rete di mediazioni, ma non si esauriscono perciò in una rete di mediazioni stessa.
Chi so, facciamo un esempio. Monteverdi. Monteverdi, sapete che è a Mantova quando fa Orfeo e Arianna. Arianna è un'opera perduta e non sarà un caso che sia perduta, mentre Orfeo no. È tutto casuale, no? Nella storia a volte si leggono queste storie della musica dove tutto avviene per caso. E non è precisamente così. Quando leggiamo i resoconti della prima Arianna nel 1608 a Mantova, lo sottolineo 4 volte, c'è un cronista che si chiama Federico Follino che dice questo a proposito di quella prima esecuzione. Prima e ultima, perché come sappiamo non se n'è, non è sopravvissuta la partitura e non sono state date repliche. Allora andiamo a cercarlo e leggiamo cosa dice Federico Follino. Allora, nel 1608 c'è questo cronista, il cronista pagato dai Gonzaga, che fa un resoconto dell'Arianna Mantovana con la Florinda, la Regina Ramponi, va bene, e afferma: non vi fu pur dama che non versasse qualche lacrimetta dal suo pianto. Attenzione, non l'ho letto tutto, ma c'è evidente la sprezzatura dell'uomo di corte che tiene i suoi sentimenti, perché nella episteme della corte gonzaghesca vigeva ancora il codice del cortegiano, per cui l'uomo non può piangere in pubblico, non può mostrare i sentimenti, ma deve esercitare la sprezzatura, cioè dominarsi, controllarsi. Per cui per questa Arianna chi è che ha versato qualche lacrimuccia? Soltanto le femminette, con tutta una gerarchia sociale dentro cui era Monteverdi. E vi pare possibile che lui potesse mettere in musica una espressività fiammeggiante come quella del combattimento in una società così fatta? Come avrebbe potuto? Il Granduca Vincenzo gli avrebbe detto: caro Monteverdi, quella è la porta, accomodati. E che, allora chi l'ha composto il contenuto emotivo di quei madrigali fino al quinto libro? L'ha composto Monteverdi o l'ha composto Monteverdi dentro una società che lo costringeva a fare quelle scelte? E perché Monteverdi soltanto 6 anni dopo, 14, 8, 16 anni dopo a Venezia, invece si vanta nella prefazione al combattimento che il suo distinto signore Mocenigo aveva versato lacrime a sentire il combattimento? Perché piangere un uomo era diventato segno di distinzione a solo 16 anni di distanza? Perché era cambiata l'episteme, era cambiata quello che la Barbara Rosenwein chiama la comunità di sentimenti, la comunità emozionale. E allora Monteverdi sapeva che poteva spingere l'acceleratore sulle emozioni. È facile dire: ma Marenzio, sapete, Marenzio teneva le emozioni, invece Monteverdi ha un'altra temperatura emotiva. Ma non è così. Sono le società a cui facevano riferimento, di cui erano mediati, da cui erano mediati, che richiedevano diversa espressione emozionale. E allora mi chiedo: per questo faccio di Monteverdi meno un autore? Ma no, di certo. Quindi le mediazioni sono, come dice Adorno, assolutamente importanti e dobbiamo studiarle, ma questo non inficia l'identità dell'opera, l'ontologia dell'opera, ma non l'ontologia del suono, bensì l'ontologia del messaggio, del contenuto dell'opera. La stessa cosa si può dire per Beethoven. Negli ultimi 20 anni è tornata in auge la forma in lehre beethoveniana, cioè la teoria della forma beethoveniana. Perché? Così, perché a un certo punto è risaltata fuori la forma in lehre, dopo un secolo che nessuno se la filava. Beh, no, non proprio un secolo, via. C'era stato Erwin Ratz che aveva portato avanti Schoenberg, però era stata molto saltuaria nel Novecento la forma in lehre. Grandi svolte non c'erano state. Arriviamo alla fine degli anni 90, primi 2000, improvvisamente una fiammata di forma in lehre. E si studiano le funzioni formali in Beethoven. Caspita, Beethoven è l'autore con la maiuscola, è colui per cui noi abbiamo coniato un nuovo concetto di autore. Ebbene, andiamo a leggere questa nuova forma in lehre, che nasce, guarda caso, in esatta sincronia con la filosofia del neoformalismo. Anche lì non sarà un caso, eh? Peter Keevy scrive la sua filosofia del formalismo arricchito. Nello stesso anno Kaplan pubblica il primo libro sulle forme. Tutto casuale? Tutto casuale, non c'è dubbio. Tiriamo avanti. L'idea delle forme, funzioni, è giocata tutto su un sistema di percezioni, cioè come una inizio.
come un inizio può, all'interno di un sistema comunicativo basato su convenzioni condivise, su grammatica e sintassi, come un inizio può lasciar prevedere una continuazione. La autorialità di Beethoven, allora che cos'è? È usare in una maniera sublime, del giovane Beethoven, sto parlando del Frühstil, del primo Beethoven, quello più formale. Allora, qual è l'autorialità di Beethoven? Quello di essersi inventato dei nuovi temi o quello di aver usato quelle convenzioni per veicolare un contenuto fondamentale? Che tu, ascoltatore, devi essere sempre riflessivo, che non devi mai lasciarti andare al puro formalismo, cioè non potrai mai prevedere come andrà avanti. Quella è l'educazione estetica di Schiller. Quello è quello che lui ha imparato all'Università di Bonn. Quello è il suo messaggio. E per veicolarlo utilizza delle forme che usavano anche tutti gli altri. Allora dov'è l'autorialità? È nell'usare queste forme? Nello scoprire che quello è un period e non un asatz? Nello scoprire che anziché fare prima il period ha messo prima un asatz e poi ha messo il period? Questi sono giochetti da analisti che ci possono portare a capire qualcosa della forma, ma non di quel problema del contenuto di cui parla Adorno. E qual è il problema del contenuto? Vediamo l'opera 10 numero 1. Vediamola, sono due minuti. A vedere com'è fatta questa giovanilissima opera 10 numero 1, un'opera ancora del primissimo Beethoven di levatura smisurata, vediamo che all'inizio lui manipola moltissimo le forme che gli arrivano dalla tradizione. Il tema, il vero tema, sarebbe fatto così. Cioè chiuso perfettamente. Perché le convenzioni vogliono che il tema sia chiuso, ma lui questo lo fa soltanto quando lo riprenderà dopo un piccolo sviluppo centrale. Allora, l'ascoltatore nelle sue forme e funzioni scatterà. E qui c'è subito una risposta. E l'autore, l'ascoltatore immaginerà all'interno di questo codice, un codice fortissimo, il codice sonatistico, immaginerà come la forma può andare avanti. Ma Beethoven non va mai avanti così come ci potremmo immaginare. Allora sta usando un sistema chiuso per riaprirlo e svegliare, come dire, sollecitare dialetticamente, secondo dopo secondo, l'ascoltatore. Perché? Perché lui ha studiato Schiller. Schiller è Kant e Humboldt. E ha fondato alla sua base, al suo fondamento proprio della sua estetica, c'è che qualunque uomo ha il dovere di migliorarsi in ogni esperienza che fa. Quindi mettersi in gioco, riflettere su se stesso, come dirà Bertram due secoli dopo. L'arte già per Beethoven deve essere una prassi umana, una prassi che ti trasforma. Hai capito qualcosa e hai capito qualcosa di te. Sei migliorato rispetto a come eri prima di quell'ascolto. Questo è il messaggio e questo sì che è l'autore che lo fa. Ma invece il taratarantaram taram, taram, quello è semplicemente convenzione. Non è lì che vedo l'autore. E allora ecco che nella mia gerarchia che ho provato ad abbozzare in questi 40 minuti, e ho finito, nella gerarchia che ho provato a abbozzare in questi 40 minuti, tutte quelle nuove filosofie che sbriciolano il soggetto ascoltatore come autore dentro il suono, pensando che il suono abbia una sua ontologia, sua, il sonic flux, il sound flux, il flusso sonoro di Christoph Cox, il suono in sé non porta a nulla, il suono in sé desoggettivizza. E infatti si parla di immersività, ascolto immersivo. Ed è un ascolto totalmente passivo, anche se alcuni di loro dicono che quello è l'unico ascolto valido. Invece l'ascolto critico, ecco perché la teoria critica mi interessa, è un ascolto che ogni volta ti dà uno scatto nuovo. Concludiamo
vedendo come oggi i mezzi informatici, e qui dovrei fare un'altra ora che non posso fare, come i mezzi informatici in realtà abbiano prospettato una strana illusione di autorialità. Perché? Perché quello che negli anni 60, 70 e 80 potevano fare solo i compositori che avevano accesso ai grandi laboratori, molto finanziati, laboratori del suono, Colonia, Lircam, che so io, insomma, i grandi laboratori, adesso è diventata tecnologia alla portata di tutti. E questa sembra un egualitarismo, un'apertura, una specie di nuova ecologia dei mezzi informatici, dei mezzi tecnologici. Contesto questo, perché per fini economicisti e la tecnologia è stata, cioè per vendere, la tecnologia è stata molto semplificata, di modo che quando noi prendiamo questi programmi di mashup, cioè di mescolamento, sampling, possiamo registrare e poi mashup possiamo mescolare quello che troviamo o da nostre registrazioni o da banche dati che sono online. Ci sono anche dei siti molto divertenti, l'ho fatto anch'io, è molto divertente, in cui puoi prendere suoni, missarli, modificarli e ti fai il tuo pezzo. Però la tecnologia è talmente semplificata e standardizzata che in realtà credi di fare il tuo pezzo, ma tu non sei affatto autore di un pezzo, sei soltanto un produttore, anzi un consumatore di tecnologia, perché è talmente standardizzato il tipo di scelta che puoi fare, talmente semplificato, che in realtà non hai libertà. È tutto predisposto, è tutto molto simile, per cui il tuo nuovo mashup che ti sei fatto lo puoi mettere online e un'altra persona lo può prendere e portarlo avanti nella sua maniera. Ma dov'è finita l'autorialità? Non c'è più. E siamo sicuri che siamo disposti, per avere questa illusione di democrazia musicale, siamo disposti a perdere un capolavoro come Le Sacre du Printemps soltanto perché la ributtiamo dentro un circolo di mashup dove tutti possono fare tutto quello che vogliono. Allora, per dirvi se siamo disposti o no a questo, e ribadendo che io sto dalla parte di Bertram, per cui devo sentirmi, voglio, io personalmente, non voglio insegnare a nessuno, ma per me è così, voglio sentirmi soggetto che dialoga con soggetti. Mentre quando vedo una cosa come quella che prego il tecnico di mandare online adesso, io penso soltanto che sono uno strumento all'interno di un sistema del divertimento collettivo. Per cui viene usata il Sacre du Printemps, viene usata una rockstar e vengono mesciati insieme per creare un oggetto di consumo. Prego, vediamolo e ho completato tutto. Ecco qua. Allora, possiamo fermare? Ecco, pensate che questo ottiene milioni e milioni di link e un incontro come quello che stiamo facendo noi è già tanto se ne ottiene qualche decina. E se vediamo una conferenza di Massimo Cacciari, che è Cacciari, al massimo avrà 5.000 link, questo sfiorerà i 5 milioni. Allora, forse abbiamo un problema. Ho concluso. Grazie, grazie al professor Rostagno.
Se la funzione di un keynote è quello di aprire percorsi, problemi, stimoli, direi che questi 40 minuti sono stati veramente, veramente efficacissimi. Grazie per aver veramente posto le basi con un'estrema lucidità e con una grandissima perizia nei riferimenti bibliografici, d'autori, che penso abbiano veramente affascinato tutti. E i problemi che questa relazione apre sono veramente tanti, e potremmo fare un corso, un vero e proprio seminario. Io penso anche tutto il discorso della composizione assistita di cui si parla certo. Che rientra veramente benissimo nelle cose che il professor Rostagno diceva, veramente. Lo ringrazio veramente di cuore per questa apertura. E adesso invito i due alunni, partirei da Alessandro Avallone per entrare nella fase 2 di questo nostro incontro. Sì, buonasera a tutti, grazie mille professor Calabretto e grazie infinite al professor Rostagno. Adesso gli spunti di riflessione e i problemi sollevati sono talmente tanti che verrebbe voglia di non perdere tempo con gli esempi che avevo preparato io per voi e di entrare subito nel vivo del dibattito, no? Perché secondo me è molto più interessante. Però utilizzo queste brevi pillole che avevo preparato insieme a Vera e a Simona, che oggi non può essere con noi purtroppo, proprio per stimolare chiaramente il dibattito e la discussione a cui teniamo particolarmente, diciamo, dopo. È interessante quello che diceva il professore, diciamo, sia a proposito della musicologia relazionale di Georgina Borne e sia del contenuto veritativo dell'opera d'arte di Adorno, perché noi abbiamo incominciato il nostro percorso dottorale in musicologia a Roma proprio leggendo il saggio di Georgina Borne sulla musicologia relazionale, no? È stato un po' il nostro battesimo di fuoco. Quando si fanno i seminari, gli incontri con gli altri dottorandi, si discute, si presenta l'inizio o la fine della propria ricerca dottorale e ci si confronta. E noi abbiamo proprio imparato che la via maestra doveva essere quella della musicologia relazionale, che dovevamo andare oltre ogni barriera, dovevamo andare oltre la barriera testuale, dovevamo andare oltre la barriera disciplinare, come dice il termine stesso, relazionale, quindi collegare la musicologia alla scienza medica, alla neuroscienza, ma persino alla biologia marina, quindi a branche del sapere molto distanti tra di loro, e dovevamo farlo perché questo era l'unico modo per rapportarci alla contemporaneità. Una contemporaneità in cui tutto è dissolto, in cui tutto è frantumato, in cui tutto è assolutamente mesciato nuovamente, rimediato nuovamente da tutto quello che succede attorno, no? In un mondo iperconnesso e globalizzato. E abbiamo terminato il nostro percorso dottorale invece con un seminario su Adorno del professor Rostagno. Quindi, come vedete, insomma, poi effettivamente sembra un po' l'alfa e l'omega, o in questo caso magari l'omega e l'alfa, non lo so, è qualche cosa, diciamo, da cui si parte per poi tornare all'inizio, ma l'inizio è capovolto. E questo è molto interessante perché il video di Beyoncé, no, che ci ha fatto vedere il professore e che appunto è il videoclip di un suo celebre pezzo, All the Single Ladies, e fra l'altro parla proprio, no, di una fanciulla, di un'eletta, è di fatto una rimediazione provocatoria, banale, offensiva. Quello poi è l'opinione di ciascuno di noi, però è di fatto una rimediazione dell'eletta che viene sacrificata per propiziare la fertilità e l'arrivo appunto della bella stagione della primavera, quell'antico rituale russo che viene celebrato da Stravinsky nel Sacre du Printemps. E allora, veniamo a quello che vi volevo sottoporre oggi. Volevo parlare della cosiddetta autorialità intertestuale. E che cos'è questo termine? Non è un termine scientifico, è un termine che ho inventato io. Per autorialità intertestuale intendo un'opera d'arte, in questo caso un'opera d'arte musicale, un melodramma, una cantata, una sinfonia, una sonata, che però fa esplicito riferimento ad un altro autore, a un altro testo letterario, un altro testo musicale. E intendendo l'opera d'arte e l'intenzione del suo autore, il messaggio del suo autore, quindi il contenuto veritativo dell'opera stessa, no? Come il fulcro propulsore di una rete di connessioni, relazioni, interscambi anche di poetica, vorrei guardare quindi al testo musicale,
o a un testo poetico posto in musica, come un libretto, come una lirica, come fosse un ipertesto. E che cos'è l'ipertesto? Chiaramente noi ci clicchiamo sopra e cliccando sopra quel materiale testuale veniamo idealmente ricollegati alla fonte originale, alla fonte precedente, che però utilizza un differente linguaggio, un differente codice stilistico, una diversa autorialità. Se noi aprissimo quindi questo collegamento ipertestuale, no, in un punto preciso del libretto di Piave, del Macbeth verdiano, magari ci ritroveremmo di fronte il coro delle streghe dell'omonima tragedia di Shakespeare e la pagina musicale di Puccini che accompagna i tre enigmi che Turandot sottopone a Calaf ci collegherebbe invece al testo letterario, alla favola di Carlo Gozzi. E questo ci permetterebbe così, in un collegamento appunto intertestuale, di scoprire tutta l'influenza della fonte artistica originale o, ripeto, precedente, sulla riconfigurazione, sulla rimediazione messa in atto dall'autore in un contesto storico-culturale magari molto distante o comunque radicalmente diverso. Ma abbiamo detto con Adorno che l'opera d'arte continua a mettere in discussione il presente, continua a mettere in discussione la realtà e la società, indipendentemente da quando è stata creata. Però questo ci permetterebbe di scoprire l'ambiguità del concetto di autorialità attraverso la rimediazione di materiali artistici preesistenti, che però continuano ad esercitare il loro peso nell'opera che magari è oggetto di analisi da parte dei musicologi. Allora vorrei limitarmi, ecco qua, un attimo, presentiamo, perfetto. Vorrei limitarmi, diciamo, a due esempi che sono tratti dal mio campo di studi. Il primo è un caso operistico, il secondo è un caso cameristico. Si tratta rispettivamente dell'Amleto di Arrigo Boito, scritto per la musica dell'amico Franco Faccio, è un argomento che ora vai a conoscere tutti quanti perché ne parlo sempre e non ne potete più, avete ragione, giuro che è l'ultima volta. E invece l'altra è un oggetto recentissimo di studio da parte mia e del mio collega e amico Emanuele Franceschetti, dottore di ricerca anche lui a Roma. E il secondo è una lirica da camera, per baritono e pianoforte, di Goffredo Petrassi, Keepsake. Allora, l'Amleto, come ben sapete, è la tragedia lirica in quattro atti, libretto di Arrigo Boito, scritto per la musica dell'amico Franco Faccio. E è importante perché già il titolo ci dice tantissimo, è una delle più emblematiche tragedie shakespeariane e appartiene, essendo il primo libretto di Boito, alla fase più affascinante, originale, no? Ribelle della vita artistica di Boito. E, dove si esprime l'autorialità del librettista? Perché in questo caso Boito non ha scritto la musica, la musica è di Franco Faccio. L'autorialità del poeta, del librettista, il contenuto, la sua rimediazione di Amleto, si esplicita, diciamo, e si vuole rimarcare quindi la sua indiscussa autorialità in un espediente metateatrale, nella famosa scena del Play Within the Play, quando viene organizzata questa operina, che è l'assassinio del re Gonzaga, per far uscire allo scoperto l'usurpatore, il re Claudio, e lui vuole confermare i propri sospetti. Se vede questa operina e si terrorizza e si turba, vuol dire che lui è l'assassino di mio padre, e quindi io posso procedere con la mia vendetta. C'è un problema, che questa scena del Play Within the Play, diciamo, nell'autografo boitiano del libretto, chiaramente, che oggi è introvabile, si arricchiva di un episodio parodistico, un episodio pungente, che è presente nella tragedia inglese anche, solo che nella tragedia inglese Amleto accoglie gli attori, invece nel caso della tragedia di Boito, chiaramente, Amleto introduceva i cantori dell'operina e a loro si rivolgeva in un lungo discorso preparatorio, in doppi settenari, dove non è difficile scorgere la voce, il pensiero, il contenuto, il messaggio fin troppo evidente dell'autore Boito, no? Ehi tu, compar dell'epa, tronfio, mi dai sentore d'essere della famiglia quel che fa da tenore. Lui vuole criticare, no? I cantanti italiani coevi, il modo di fare opera di quel periodo, oramai l'aspetto proprio buffonesco, triviale del melodramma italiano che lui vuole completamente riformare, anzi vuole completamente rivoluzionare. Su voi, monna gentile, dal pudibondo aspetto, l'arrossire e soperchio se ci avete il rossetto. È facile comprendere che voi siete il soprano. Questi
persi, che continuano. Guardate quanto è lungo questo discorso preparatorio in doppi settenari, no? Non tempestare le scene con gli acuti furori dell'ugola feroce, non ti mettere a fare i soliti vocalizzi, i soliti melismi per far vedere quanto sei abile vocalmente, perché non è questo quello che a me interessa. Mentre tu ti arrampichi per acchiappare la nota, la tuonante parola rimane di senso vuota. Io non voglio che rimanga di senso vuota, io voglio che sia colma del mio messaggio, della mia visione. Io sono un giovane ventenne, scapigliato, ribelle, e ho un messaggio, un contenuto da trasmettere al mondo. Bene, questi libretti, questi versi furono completamente espunti dal libretto, sia della prima versione nel 1865, sia da una seconda versione di qualche anno più tardi. Comunque, questi due libretti, versione 1 e versione 2, sono stati stampati, e ovviamente sono il libretto dell'opera che poi è stata portata in scena, e quindi della relativa partitura orchestrale. Questi versi sono stati completamente cancellati, proprio non è che ne ha salvato una parte, proprio sono stati espunti. Però c'è l'autografo dello spartito Canto e Pianoforte, che è firmato da Franco Faccio, perché Franco Faccio è stato l'autore della musica, quindi l'autografo che è conservato a Milano, sia nello spartito Canto Piano, sia nella partitura orchestrale, sono firmati da Franco Faccio. Nell'autografo c'è un abbozzo di intonazione musicale di questo discorso di benvenuto. E io l'ho visto, chiaramente, purtroppo non lo posso riprodurre perché sono documenti riservati e non ve lo posso mostrare. Amleto cantava in modo impostato, buffonesco, gorgheggiante, per inserire la polemica boitiana nel lungo e antico dibattito polemico contro le esagerazioni, le storture, l'irrealismo parossistico dell'opera italiana. Questo abbozzo di canto scompare nella partitura orchestrale, infatti c'è solo uno spartito canto e pianoforte, ma proprio è un abbozzo, sono poche battute, e poi nella partitura non c'è. La grafia di questo abbozzo sembra quella di Faccio, perché effettivamente li ha scritti lui, ma la scrittura musicale, l'intenzione musicale, non sembra quella di Faccio, sembra quella di Boito. D'altronde, non sono forse autori equipollenti di un'opera lirica sia il librettista che il compositore, specialmente se entrambi sono raffinati musicisti? Vediamo però come Faccio realizzò la scena metateatrale. Lui comprese bene il messaggio boitiano contro il melodramma coevo, realizzò questo grande concertato, pone in orchestra un agitatissimo disegno ritmico d'accompagnamento. Gli unici che procedono però saldamente con un moto omofonico, brillante, baldanzoso, sono i soprani e i tenori, quelli in alto, i vecchi spettatori, che sono per Boito la retroguardia del gusto estetico. Invece sono completamente impercettibili nel clamore del concertato, lo vedete con la freccia rossa, e i giovani spettatori che sono fondamentalmente i bassi. Sono posti in una posizione subalterna, come impone la gerarchia del canto corale, ma soprattutto il loro malessere verso una musica che considerano vecchia e noiosa, e si palesa su questi versi, noi più grulli e mendevoti, si distaccano completamente dagli entusiastici svolazzamenti dei vecchi spettatori. Sono un sottofondo molesto e penetrante che si muove per modo contrario rispetto alle altre voci. Si muove quindi in maniera nascosta, sinuosa e per modo contrario. L'intenzione di Boito, quindi, autore giovane, ribelle e battagliero, era di turbare il sonno agli estimatori del limpido universo belcantistico, ma i suoi versi più importanti, il suo codice linguistico e musicale di infrazione e rottura, non saltano ancora fuori dalla partitura, camuffandosi in questo incedere melodico camaleontico. È stato Boito a chiedere a Faccio di realizzare in questo modo la parte dei giovani spettatori, ossia fai cantare i bassi in questo modo e metti in risalto i soprani e i tenori, i vecchi spettatori. È stato Boito? L'ha fatto Faccio perché si vergognava del messaggio di Boito? In Shakespeare, nella tragedia, dopo l'incontro con gli attori che reciteranno a corte, Hamlet è certo che solo il teatro potrà confermare i suoi sospetti contro lo zio. Il teatro, ci dice Shakespeare, l'autore con la maiuscola, il canone occidentale di cui parlava il professore, il teatro dice sempre la verità. Mio zio guarderà il teatro, guarderà quest'operina, e se è colpevole noi lo capiremo, perché il teatro dice sempre la verità. La verità che Boito, come autore teatrale di quella stessa tragedia del dubbio, non ha il coraggio di proferire a voce alta.
Keepsake, che invece è una lirica per voce e pianoforte di Goffredo Petrassi, dal testo di Eugenio Montale. Che cos'è Keepsake? È un oggetto smarrito, un souvenir, una sorta di memoria, no? Di piccolo appunto ricordo, souvenir di qualcosa che però non ha molta importanza, come un souvenir turistico stupido che poi mettiamo in cantina e non guardiamo più. Questo è il testo di Eugenio Montale, Dalle occasioni, raccolta poetica del 1939. E il testo praticamente mette insieme tutti questi souvenir, questi ricordi, personaggi di operette che Montale conosceva molto bene. Sono degli oggetti prelevati dal loro contesto originale, trasformati in segni magici, come dice Mengaldo. E il mondo che viene evocato è quello dell'operetta, un sottoprodotto del melodramma, con le sue figure convenzionali, con le sue figure anti-ideali. Montale sa perfettamente che questo testo non verrà ricordato se tra i testi migliori, ma soprattutto sa che questo testo diventerà una collezione di relitti, perché ancora oggi non ci dice niente. Noi pure che siamo musicologi e magari studiamo anche l'operetta, non riconosciamo, non ci immedesimiamo immediatamente in questi personaggi messi così in maniera paratattica uno dopo l'altro. Montale sa che questo testo diventerà quindi appunto una collezione, no, di relitti, non Violetta, non Radamés, non Rigoletto, ma quelli sono rimasti nella memoria collettiva, ma segni senza storia. Anche in questo testo, per quanto sia quasi una anomalia rispetto alle intonazioni tragiche, no, al contenuto tragico, anzi alla lingua tragica montaliana, effettivamente vale l'idea di esprimere l'oggetto e tacere l'occasione spinta, no, per citare le parole del poeta stesso. È un testo paratattico, kitsch, non ha nulla di esistenziale, ritmicamente quasi interamente endecasillabico, con l'eccezione di un settenario e di due ipermetri. Ovviamente nel caso dell'autore di questa lirica, perché è vero che prende il testo di Montale, ma l'autore e il musicista è Goffredo Petrassi, abbiamo ugualmente un contenuto non tragico, non drammatico come nel Coro dei Morti, come nelle liriche di Saffo. Non c'è retorica, non c'è dramma, non c'è tragedia. Montale fa la parte del divertissement e Petrassi decide di prendere esattamente questo contenuto leggero, superficiale di Montale e tradurlo in musica. I materiali armonico-contrappuntistici, la strutturazione ritmica sono assolutamente petrassiani, tipicamente novecenteschi. Intuizione, intenzione percussiva, scusate, ostinati ritmici, accordi per quarte, per quinte sovrapposte, presenza frequente di episodi contrappuntistici. Questi sono solamente i primi due, dopodiché ci sono questi altri. I nuclei ritmici utilizzati sono sostanzialmente tre, con un progressivo addensamento dell'accompagnamento pianistico. I segmenti melodici vocali sono brevi e vengono giustapposti come le figure evocate. Non c'è io narrante, non c'è immedesimazione soggettiva. Petrassi si adegua a ciò che il testo suggerisce, no? Cioè non è la musica, non è nel messaggio, non è nello spirito, ma è nell'andamento, nell'intenzione, nella provocazione intertestuale e nelle strategie retoriche che Petrassi cerca di rimediare, di ritestualizzare la lirica di Montale attraverso appunto la sua musica. Quindi questi sono i segmenti ritmici che io ho raccolto anche con il numero, diciamo, delle battute, ma già nel primo verso c'è una vera e propria citazione melodica. Nel fanfan che ritorna vincitore viene doppiato il segmento melodico del ritorna vincitore della Ida. E tutto questo non certo perché Petrassi non fosse capace di interpretare il proprio tempo o di inventare un codice artistico, linguistico e musicale interamente suo, ci mancherebbe. Abbiamo citato prima il Coro dei Morti, abbiamo citato le tre liriche appunto di Saffo, non è assolutamente in discussione questo. Eppure questo utilizzo anche così sospensivo, così appunto sconclusionato, paratattico, sia degli ostinati che ci ricordano la Sagra della Primavera, sia di queste quinte, quarte, vuote, di queste dissonanze pure, non sono certo un'incapacità linguistica, una debolezza di Petrassi.
sono al contrario una chiara intenzione poetica. Però il testo poetico è di Montale, però sono tutti nomi, sono tutti lemmi e sono tutti sintagmi di operette di altri autori, di levatura inferiore rispetto a Montale, ma comunque altri autori. La musica è di Petrassi, ma è una musica, abbiamo detto, sospesa, è una musica appunto frammentaria, parodizzante, piena di richiami e di allusioni e riferimenti ad altri autori, perfino con citazioni esplicite, come questa che abbiamo visto nel caso di Verdi. E allora, se il testo è di Montale, ma Montale non ci mette parole sue, ma solo ritagli, collage di testi di altri autori, librettisti e poeti molto minori rispetto a lui, ma pur sempre autori. E se Petrassi addirittura cita e parodizza, magari Stravinsky, magari Verdi in maniera più proprio palese, allora, ancor più che in Boito, che si nascondeva, no, dietro i bassi, dietro i giovani spettatori, ancora più in questa Keepsake mi domando chi è l'autore. Vi ringrazio. Grazie ad Alessandro Vallone per questo suo intervento, e adesso darei la parola a Vera De Chiarelli, che completa questa seconda fase del nostro incontro. Grazie professor Calabretto, e grazie mille al professor Rossagno per il suo bellissimo intervento, e anche Alessandro. C'ero anch'io quando siamo partiti dalla Borna fino ad arrivare al percorso che ha detto Alessandro prima. Effettivamente è stato anche un po' per alcuni aspetti, che magari adesso capirete meglio mentre parlo, il mio percorso di dottorato, cioè arrivare andare ad esplorare un determinato ambito di studi, che poi è quello dei Popular Music Studies, con i quali mi sono dovuta confrontare per forza di cose, essendomi occupata nel corso della mia ricerca di dottorato di popular music, per poi però arrivare anche a mettere un po' in discussione alcune cose, come tra l'altro è stato già anticipato prima dal professor Costanzo. Allora, io oggi mi vorrei inserire in questo discorso sull'autorialità, proponendo appunto una riflessione, più che altro sì, degli input sulla questione dell'autorialità applicata appunto alla popular music. Abbiamo già capito dall'introduzione del professore come nella popular music questo sia un argomento direi centrale per tutta una serie di motivi, e come tra l'altro questo argomento sia fondamentale importanza proprio perché va ad influenzare profondamente la scelta di un metodo di analisi che sia adatto per affrontare questi repertori. E porterò un paio di esempi di metodologie di analisi che in qualche modo risentono di determinate riflessioni appunto sull'autorialità multipla, autorialità collettiva, condivisa. Ecco, gli studiosi in particolare si sono interrogati sul ruolo che ha l'autore all'interno della produzione discografica, che oltre a, diciamo, le premesse che sono state, che sono valide tra l'altro per tutte le altre epoche storiche, quindi abbiamo sentito anche Alessandro, ma anche gli altri esempi che ha fatto il professor Rossagno, diciamo che il campo della popular music porta qualcosa di più, che è relativo proprio al momento della produzione, che è un momento per definizione collettivo. E quindi in questi studi, diciamo che il punto di partenza, è stato anche un po' il mio punto di partenza per la mia ricerca di dottorato, è stato quello di riflettere e di prendere le distanze da alcune mitografie che risultano essere molto ancora oggi ben radicate a livello di ricezione comune, ma che allo stesso tempo sono evidentemente distaccate dalla realtà. Si pensi ad esempio, ecco, alla tipica figura di autore appunto quasi post-romantico che è dominata dal mito dell'ispirazione, no? Quindi l'atto del creativo visto come qualcosa che viene quasi infuso dall'alto e che non ha contatti con il mondo circostante.
Ecco, questo è un immaginario che ancora oggi, perché a livello di ricezione comune, molto spesso traspare come legato a personaggi come cantautori, singer-songwriter e via dicendo. Però in realtà c'è qualcosa di più, no? Perché, come dicevo prima, è proprio la modalità stessa con cui nascono questi repertori popular a chiamare in causa delle situazioni di lavoro collettivo, e questa modalità trova la sua massima espressione proprio nello studio di registrazione. Questi studiosi che appartengono a questa categoria, oggi in realtà molto ampia e variegata, però che generalmente si indica come popular music studies, si sono chiesti come si relaziona il lavoro dell'autore principale con le operazioni di mixaggio. Questo è stato un tema molto diffuso. E secondo alcuni di loro queste operazioni apportate sul suono in nessun caso possono considerarsi neutrali, neanche quando sono finalizzate a ricreare una situazione sonora che sia il più possibile naturale e vicina a quella realtà del suono. E quindi di conseguenza queste operazioni sono considerate come operazioni che hanno delle conseguenze sul prodotto finale, entrando esse stesse nel campo dell'autorialità. Vorrei fare soltanto un esempio di uno studioso che si chiama Serge Lacasse, che nel corso del suo dottorato di ricerca, poi in matematica che ha approfondito anche successivamente, ha indagato le modalità del trattamento della voce registrata e come queste entrino in una stretta relazione con gli altri parametri della canzone e quindi di conseguenza con il suo significato. Queste questioni mostrano come appunto il tema dell'autorialità nella popular music entri quindi in una profonda relazione con l'essenza stessa di questi repertori, e per questo motivo sono state appunto un punto di partenza decisivo per elaborare delle metodologie e delle analisi adeguate. Allora, adesso io condividerei il mio schermo, ho giusto un paio di slide che però mi aiutano a definire un pochino i termini della questione. Condividi. Ecco, quindi prima di andare a vedere alcune di queste metodologie, riepilogo un pochino quindi quali sono questi punti fondamentali che si ritrovano appunto nella riflessione dell'autorialità nella popular music, che sono frequenti appunto in questi studi. Di queste sono state già elencate precedentemente sia dal professore che da Alessandro, e in effetti possono essere applicate a qualsiasi tipo di repertorio, almeno nel momento in cui nasce appunto il concetto di autore, come ci diceva il professore. Ma ci sono anche elementi appunto maggiormente caratterizzanti del repertorio specifico. Appunto, il primo punto riguarda la creatività inserita in un sistema appunto socioculturale, quindi un prodotto immerso in una serie di sollecitazioni e stimoli. Vi ho messo una frase di un libro appunto che parla proprio della creatività e che ci dice come in realtà non sia possibile considerarci come individui che lavorano da soli davanti ad un ascoltatore, ma collaborators working together to arrive to a shared state of mutual understanding. Quindi, ecco, questa frase sintetizza molto bene il concetto, quindi collaborazione, proprio il concetto di creatività condivisa, multipla. E questo assunto ha una conseguenza molto importante che si ricollega invece al discorso che faceva Alessandro prima, cioè quello dell'intertestualità. Quindi questo fatto di accettare questi numerosi stimoli, il fatto che comporta alla rinuncia al concetto di originalità, quindi al riconoscimento di riferimenti preesistenti di vario tipo.
quindi citazioni di vario tipo, sia stilistiche che poetiche, musicali. Ecco, io mi sono occupata di Fabrizio De André, ecco, e come diceva prima Alessandro, in alcuni casi viene proprio da chiedersi, no? Cioè, chi è effettivamente l'autore di questa canzone? E poi in realtà l'autore si afferma in altro modo, però questo per dire che ci sono numerosissime, un intreccio veramente molto denso di riferimenti di diverso tipo. E quindi veniamo al punto che invece è molto più specifico per i repertori popular, è quello della produzione discografica, quindi derivante dalla cooperazione di diverse persone, tra i quali ci sono gli arrangiatori, musicisti, produttori, fonici, tecnici, oltre ovviamente all'autore o agli autori, e quindi definita un prodotto collettivo per eccellenza. Quindi lo studio di registrazione diventa un vero e proprio simbolo di realtà, creatività condivisa. Ecco, come dicevo, queste sono un po' le premesse, no? Che portano a nascere determinate, una serie di metodologie di analisi. Io ne citerò soltanto due, ce ne sono tante, però ecco perché l'ambito ormai è ampio e variegato. Però diciamo, citerò queste due con le quali mi è capitato di confrontarmi in maniera più diretta. La prima è la metodologia di analisi proposta da Alan Moore, che vede il suo punto di partenza sulla ricezione e sull'analisi di tutti quegli elementi costitutivi della canzone che influiscono nell'ascolto. Che vuol dire? Lui parte da un presupposto, visto che la canzone popular non trova generalmente diffusione in forma scritta, ma nell'oralità, di conseguenza l'ascolto assume un'importanza fondamentale e quindi si concentra proprio su questo elemento qui. Di conseguenza, questo approccio quindi ha delle conseguenze importantissime, perché tutte quelle componenti che sono considerate poco incisive della comunicazione assumono poca importanza. Tra queste, il testo poetico, da lui viene dichiaratamente preso pochissimo in considerazione, o viene preso in considerazione soltanto in quegli elementi che sono maggiormente incisivi nell'ascolto, come ad esempio le allitterazioni, le figure di suono, ma lui non si concentra mai sul contenuto delle parole, perché secondo lui non è da quello che passa il significato della canzone stessa. E io vi vorrei leggere a questo punto soltanto le prime righe iniziali del suo testo, Song Means del 2012, che mettono subito in chiaro la questione, no? E si rivolgono direttamente all'ascoltatore. Ripeterà la parola you una serie di volte, proprio per far capire come al centro dell'attenzione ci sei tu in quanto ascoltatore. Who are you? How do you define yourself, your identity? The changes are that who you believe yourself to be is partly founded on the music you use, what you listen to, what values it has for you, what meanings you find in it. Quindi ecco, questo mi sembra un elemento importante. E ecco, quindi questa metodologia è una metodologia molto complessa, molto articolata, e però nasce proprio da qui, quindi da questo punto di partenza. La seconda metodologia invece che vorrei citare, che vorrei prendere in considerazione, è una metodologia molto diversa che prevede un'apertura verso temi, approcci e metodologie che sono più frequenti nella letteratura etnomusicologica e si rifà molto alla metodologia di tipo etnografico. Ecco, alcuni di questi studi hanno dimostrato come la raccolta delle testimonianze dei protagonisti diretti delle produzioni musicali possa contribuire ad analizzare le modalità che sono di relazione che sono alla base dei processi creativi di tipo collettivo della serie. Se voglio studiare la nascita di un disco,
la cosa migliore è trovarmi all'interno dello studio di registrazione ad assistere direttamente al lavoro, oppure se questo non è possibile perché il disco è stato già fatto, ricostruire in modo, con una prospettiva storica, l'insieme delle testimonianze dei vari protagonisti di questa produzione per far rivivere, anche se in modo artificiale, appunto, la collettività del lavoro stesso. E in effetti questo approccio si rivela particolarmente fruttuoso per indagare realtà che, così come lo studio di registrazione, prevedono l'intervento di diverse figure professionali che sono però tutte volte alla realizzazione dello stesso obiettivo. Ecco, queste sono due metodologie molto differenti tra loro, ma che mi sembrano piuttosto rappresentative di un modo di voler tener conto della questione dell'autorialità diffusa da due diversi punti di vista. Nel primo caso, considerando la canzone immersa in un sistema collettivo che partecipa in qualche modo alla costruzione del suo significato. E nel secondo caso, ponendo invece l'accento sulla collettività del lavoro sulla canzone. Una conseguenza importante, ecco, che conferma un po' quello che ci diceva il professor Rostagno prima, è che questo tipo di approcci mettono in secondo piano proprio la figura dell'autore, quello che l'autore aveva intenzione di fare o di dire, che appunto passa veramente in secondo piano. Ma questo effettivamente quindi forse potrebbe, rischia di trascurare elementi significativi del lavoro sull'opera. Ora, io mi trovo abbastanza, no, mi trovo d'accordo appunto con quello che diceva il professor Rostagno prima, e ne abbiamo anche già parlato in altre occasioni, e diciamo, questa è una cosa a cui ho pensato in relazione alla ricerca che ho fatto proprio sulla produzione di Fabrizio D'André nel corso del mio dottorato di ricerca. E in effetti è una riflessione che è stata suscitata anche dal confronto che ho potuto avere con i materiali d'archivio conservati appunto nell'archivio di André dell'Università di Siena. Infatti gli stimoli apportati dagli archivi, che via via stanno nascendo, tutte queste figure, come ad esempio appunto l'archivio di André, ma anche l'archivio di Bob Dylan, di Culza, che ho visto citato in una recente pubblicazione, danno degli stimoli interessanti proprio per aiutare forse a ripensare di nuovo alla figura dell'autore stesso. Si tratta appunto del primo, credo, dei primi esempi di archivi di questo tipo, che però penso che nel tempo realisticamente saranno destinati a divenire sempre più numerosi. Dunque, la questione degli archivi, dal mio punto di vista, è di fondamentale importanza nell'ambito della riflessione sull'autorialità e comporta tra l'altro ulteriori problematiche. Voi direte, vabbè, che c'entra adesso? In realtà c'entra, perché la dimensione dell'archivio, appunto, siamo d'accordo che la produzione discografica è una dimensione collettiva, in realtà la dimensione dell'archivio è una dimensione generalmente legata a una persona. L'archivio, questi archivi almeno, sono archivi personali, e di conseguenza ci portano un'apertura al lavoro fatto da queste persone e anche alla costruzione, appunto quello che il professore prima chiamava il messaggio, la costruzione del messaggio che queste persone vogliono realizzare. È chiaro che sono dei punti di vista interessanti, perché almeno a me hanno suscitato questo tipo di riflessioni, ma allo stesso tempo problematici, perché bisogna anche contestualizzare questi documenti, perché è anche vero che se ci aiuta a rimettere l'attenzione sull'autore, però dall'altra parte bisogna contestualizzare il documento e essere consapevoli che quello è un punto di vista comunque parziale, perché magari si riferisce soltanto ad alcuni elementi della produzione discografica. Ecco, costituiscono quindi dal mio punto di vista uno stimolo importante per riconsiderare di volta in volta il ruolo dell'autore, forse, ecco, nella formulazione di un progetto, oppure, come diceva prima Antonio Rossagno, di un messaggio. Aiutano a capire come il ruolo del singolo, che può essere molto approfondito e curato, e che per questo merita
dal mio punto di vista, di essere preso in considerazione, si inserisca poi nel sistema condiviso di cui abbiamo parlato all'inizio. Certo, il rischio è che senza una opportuna contestualizzazione dei documenti si perde di vista tutto ciò che non è testimoniato dalle carte, arrivando a una visione distorta della questione. E si capisce quindi da queste cose, dal mio punto di vista, come ancora oggi la riflessione su questi temi si riveli quanto mai essenziale e decisiva per aiutare ad inquadrare una metodologia di analisi che sia idonea per l'approccio a questi repertori. Io ho finito, vi ringrazio. Benissimo, grazie a Vera Becchiarelli, direi che questi due interventi molto belli entrambi e come dire hanno ripreso molti degli stimoli dati dal professor Rostagno, concretizzandoli chiaramente in situazioni molto diverse. E adesso aprirei quindi la fase del dibattito, dello scambio di idee con tutti quelli che ci hanno seguito, ci stanno seguendo. Sì, salve, sono Francesco Fontanelli, volevo fare un intervento, è possibile? Certo, prego Francesco. Sì, no, io intanto volevo ringraziare per tutti gli interventi, è davvero molto stimolanti, ma la riflessione sulla scorta anche di quello che diceva soprattutto il professor Rostagno all'inizio, le provocazioni che lui ha lanciato, che mi trovano molto d'accordo. Stavo però riflettendo su anche un'altra possibilità, cioè quando il sospendere l'autorialità possa essere un gesto in qualche modo autoriale, cioè voluto dall'autore, consapevole, quindi un gesto consapevole che porta in qualche modo un messaggio. Mi spiego meglio, cioè l'autore a volte costruisce la propria identità con tutta una serie di pratiche, di tecniche, afferma anche uno stile molto individuale, molto personale, e a un certo punto questo stile personale diventa riconoscibile. Quindi in qualche modo ci si aspetta da quell'autore qualcosa, ci si aspetta che prosegua con quello stile. E a volte capita che l'autore a un certo punto della sua fase evolutiva si celi, per così dire, dietro il materiale stesso, anche dietro un materiale convenzionale. E questo aspetto è lodato da Adorno, perché pensavo ad esempio a diversi passi della filosofia della nuova musica o filosofia della musica moderna tradotta in italiano, in cui ad esempio loda la capacità di Schoenberg di dimenticare le proprie teorie, di dimenticare se stesso, cioè Schoenberg atonale, dodecafonico, eccetera, a un certo punto della sua vita si mette di nuovo a comporre musica tonale e in qualche modo si piega anche a certe convenzioni, no? Chiamiamole anche del mercato, e Adorno paradossalmente dice sì, ma questo è un gesto provocatorio, cioè questo è un gesto importante perché, diciamo, tu offri al mercato quello che lui da te non si aspetterebbe, in un certo senso inserisce una discontinuità rispetto alla tua immagine. E questo è interessante per Beethoven, dato che anche il professore faceva riferimento a Beethoven, perché poi queste parole che Adorno dice per Schoenberg le troviamo anche per il tardo Beethoven, che si mette a comporre bagatelle, ad esempio le tarde bagatelle, che era un genere, chiamiamolo, diciamolo, di consumo, no? E si cela in qualche modo dietro questo genere di consumo e non viene capito, cioè paradossalmente quelle bagatelle sono più sovversive della quinta o dell'eroica, ora sto esagerando ovviamente, però questo per dire che a volte il gesto di nascondersi dietro un prodotto in qualche modo del mercato, in qualche modo commerciale, può essere esso stesso il gesto di annullare l'autore, un gesto profondamente autoriale, cioè fatto in modo consapevole per inserire una discontinuità rispetto all'immagine che il compositore ha anche creato di sé e della propria personalità. Questa era un po' la riflessione che volevo fare, che non nega ovviamente nulla di quello che è stato detto, ma è solo un appendice. Rispondiamo subito oppure magari sentiamo anche... Posso rispondere, per nel senso che è giusto quello che dice Francesco, è certamente giusto. Io avevo fatto una panoramica molto a grandi linee, quindi tutto non c'era spazio di dirlo. In effetti questo caso della
eclissi volontaria dell'autore, una cosa che c'è sempre stata nella storia dell'arte. Attenzione, io di Beethoven, ma sono sicuro che Francesco l'ha colto, parlavo del Beethoven Frühstil e di proposito, perché so benissimo cosa dice Adorno dello Spätstil, che ci sono questi materiali lasciati andare a sé. Questo lo so bene, infatti di proposito ho preso una sonata giovanile. Se già che ho la parola anticipo, vorrei però dire una questione che ha toccato Vera, che è molto nevralgica per quello che sto dicendo. Quando riferisce la citazione di Alan Moore, Alan Moore vende la sua teoria analitica come qualcosa di oggettivamente, diciamo pur graniticamente oggettivo, e non lo è affatto. Perché questo rientra in quella grande onda che è stata chiamata il sound turn, dei milioni di turn che si sono succeduti negli ultimi 30 anni, che comincia proprio con gli anni 90, quando lui comincia a tirar fuori la sua idea delle scatole. E che cos'è questo? È una lunga onda che oggi sta arrivando al massimo e che trovate descritta molto bene in un libro dove credo che ci sia anche lui, è uscito per Routledge, che si intitola Music's Imminent Future, The Deleuzian Turn in Music Studies. E che cos'è questo turn deleuziano? È quel turn che toglie l'uomo in quanto riflessivo dal centro delle arti, come se le arti si facessero da sole, avessero un'autonomia che si fanno da sole. E questo che dice Moore, in effetti, con questo suo annullare tutto quello che è volontà d'autore, non è così soggettivo e così innovativo e originale, ma è un'applicazione ai Popular Music Studies di un'onda che è larghissimamente condivisa, tanto che ormai sta diventando un po' pesante. Sono gli stessi anglo-americani che non ne possono più di quest'onda. Noi siamo sempre in ritardo, gli cominciamo a correre dietro adesso, ma in realtà sta già superando quell'onda, è già finita. C'è un ritorno, e lo vediamo proprio con Georg Bertram, e non solo, il vecchio Gerald Levinson, che è tornato sulla cresta dell'onda, sta ripetendo le stesse cose. Cioè una negazione di questo svuotamento di significati. Perché? Perché alla base c'è questo. Chiediamoci, autore. Autore di che cosa? Autore di un testo formalizzato, che sia registrato, scritto, quello che volete voi. Ma prima decidiamo questo, poi parliamo con Alan Moore. Autore intendiamo colui che ha stabilito un testo, può essere anche un'improvvisazione jazz, ma una volta fatta è quella, è un testo, oppure l'autore di un messaggio o di un contenuto, o dite quello che vi pare a voi. Io non direi né uno né l'altro, mentre Alan Moore si riferisce solo al primo. Direi che per me il vero autore è colui che conia il senso. E che cosa intendo per senso? Vedete, sono tutte parole che possono essere intese in tanti modi. Anche sentendo parlare Vera, ho sentito echeggiare molte parole che io ho usato, ma io le ho usate in un altro senso. Allora dobbiamo cercare anche di capirci su cosa significano le parole che stiamo usando. Per me non è autore del testo l'autore, non è autore del messaggio o del contenuto, ma è autore del senso. E per definire cosa voglio dire senso, non è che mi metto io a dire come fa Alan Moore, secondo me vuol dire questo. A me non me ne importa niente che a lui, secondo lui, significhi qualcosa. Dette, non ne posso più, ormai sto diventando vecchio, non ne posso più di autori che si improvvisano esegeti di parole di cui non sanno il significato. Allora, c'è stato un grande teorico che si chiama Gottlob Frege, che ha stabilito la differenza tra significato e senso. Allora bisogna prima studiarlo, poi possiamo parlarne. Invece usiamo le parole così, come ci gira. E allora tutto diventa uguale a tutto. Allora, per me l'autore è l'autore del senso in senso fregeano. E detta in chiare parole, per Frege dire questo è un libro è il significato, perché non aggiungo niente all'oggetto. Se dico questo è un libro interessante, ho già aggiunto qualcosa e questo è un senso. Allora io, a studiare come è fatto una scatola e come risuona il suono, ho fatto soltanto il significato di una scatola vuota, ma di senso non ho aggiunto niente. E certo che allora non c'è un autore, ma sono tanti gli autori. Sta di fatto che a me non interessa quell'obiettivo lì. Mi interessa un altro obiettivo. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Io adesso, ovviamente, lungi da me averla con Vera. Vera sta facendo un lavoro magnifico e infatti vedo che sta andando in quella direzione pure lei, che non si accontenta, le sembra che sia una scatola vuota. Adesso, un incontro come questo sarebbe l'ideale per affrontare questi temi,
visto che siete tutti più giovani di me e io ho preso coraggio di dire queste cose alla mia veneranda età, corriamo ai ripari, cioè vedete subito, è veramente questo che volete fare? Veramente vi interessa questo? Cioè basta parlare di suono? Ci accontentiamo di parlare solo di suono? Saremo gli eterni ragazzini in questo modo e la musicologia sarà sempre l'ultima, la meno importante delle discipline, perché poi andiamo con i filosofi, andiamo con gli italianisti, andiamo con gli storici e finalmente quelli parlano dell'uomo e ovviamente li ascoltano tutti, per cui fa una conferenza, non so, Gianni Vattimo e lo seguono in 100.000. Fa una conferenza al povero Roberto Calabretto che ha fatto una conferenza magnifica da noi ed era già tanto se c'erano 70 persone. E non è certo colpa di Roberto Calabretto, è colpa di tutti noi che ci siamo autocastrati e messi in un cantuccio e siamo contenti di stare nel nostro cantuccio. Ma in realtà stiamo parlando da soli, ci stiamo parlando tra di noi. E io alla mia età non lo reggo più, ormai mi avvicino alla vecchiaia. Veramente ho bisogno di sentire un po' più di aria che gira, un po' più di senso in senso fregheiano. Cioè dire qualcosa, non constatare quello che già si sente, ma dire qualcosa. Posso? Certo. No, ma Antonio, ma abbiamo già parlato e sai che sono d'accordo con te. Io in realtà, parlando di queste metodologie, volevo testimoniare appunto. Lo so, no? Voglio dire che Alan Moore è soltanto un seguace di un'onda, non è il creatore di un'onda. Sì, l'ho capito. Per me, devo dire, è stato importante perché aiuta anche a conoscere, no, determinati strumenti anche che riguardano la materia, perché poi lui va a toccare veramente tanti elementi anche per quanto riguarda la registrazione, eccetera. Nella mia esperienza personale di ricerca, effettivamente, più andavo avanti a fondo nello studiare questa sua metodologia e più in effetti mi sentivo un po' a disagio, perché quello che trovavo, no, nelle fonti che nel caso ho studiato di Andrea, ho guardato i documenti dell'archivio, tra l'altro pagine e pagine di testi rivisti, revisionati, e lui mi viene a dire che il testo non serve a niente. Ecco, queste cose mi portavano un po' a pensare, sì, va bene, però di fronte a tutto questo, no, come faccio io a dire che quello che pensava lui non era poi così importante perché mi devo concentrare soltanto sulla ricezione. Io non lo posso dire. Sull'ascolto più che sulla ricezione. Ricezione che implica, sì, già altre cose. È vero, sull'ascolto. Quindi sul modo in cui lui dice le canzoni implicano l'ascolto, no? Ecco, quindi tutti questi elementi mi portavano un po' a riflettere su. Può darsi che magari per alcuni repertori, per alcuni tipi di musica, questo approccio funzioni meglio. Ma scusa Vera, e anche tutti, vorrei che partecipassero anche gli altri, che si buttassero un po'. Ma siamo sicuri, davvero siamo sicuri, che ci interessi così tanto andare a dettagliare nel minimo particolare come è stata creata un'opera e trascuriamo completamente di come a noi parla quell'opera? Cioè sembra che l'unico dovere del musicologo sia andare a sminuzzare il processo compositivo creativo e quello che avviene dalla fissazione in avanti non ci interessa più perché è demodé. A me invece, io vivo ascoltando musica, non ascoltando e riflettendo a come avrà fatto quel suono. Ma è possibile che non ci sia più niente che interessa il dialogo? Tutto quello che è dialogo soggettivo viene eluso perché la soggettività è diventata fuori moda. Io trovo che invece c'è un rischio di desoggettivazione gigantesco, che è deresponsabilizzante, perché ci mascheriamo dietro a metodi e non diciamo più niente, non dialoghiamo più. E allora che cosa mi serve? Io ascolto De André perché mi dica qualcosa, non per sapere e percepire che, ah guarda, quel suono. E una volta che ho capito che quel suono è quel suono, cosa mi ha portato? Qual è lo scopo? Di Alan Moore, qual è lo scopo? Io non lo capisco, davvero non lo capisco. Vi chiedo aiuto. Beh, penso che nell'analisi del processo compositivo abbiamo capito. Parlare anche gli altri, facciamo parlare anche gli altri. Vabbè, sto zitto, parlano prima gli altri. No, parla. Volevo solo dire che abbiamo capito che Alan Moore ti sta antipatico, però vabbè. No, per niente, è bravissimo. Non mi sta antipatico affatto. È bravissimo, è una persona squisita.
Pensa se ti stava simpatico, insomma, aiuto. Allora, per... Dai, scherzo, non è antipatico nessuno, io leggo tutti, leggo Georgina Borne, che proprio no, ma... niente da condividere con lei. Assolutamente, no, questa cosa è brevissima, così poi sentiamo gli altri. E, è chiaro che sono due campi diversi, no? Cioè, purtroppo lo specialismo della ricerca, magari con, che tu giustamente denunci come autoreferenziale, inevitabilmente porta ad una segmentazione non solo iperspecialistica, ma proprio anche all'interno di quella specializzazione, di quel settore, a dire mi devo occupare solo del processo creativo, mi devo occupare solo della ricezione. Però anche il processo compositivo in fase di registrazione di... Si parla di suono. De Mar, è chiaramente è importante, no? E, voglio dire, quello ha a che fare con una... Volevo dire che è ciò che viene prima della fissazione. Non volevo... Processo compositivo è una parola ormai zavorrata di troppi significati. Non volevo dire quello, no? Allora, ciò che viene prima, allora che cosa si intende però? Si intende l'intenzionalità. Tutta questa interrelazione tra varie competenze che Christopher Small ha chiamato il musicking. Cioè, a me il musicking mi entusiasma, è interessantissimo, certo. Lo studio è un libro meraviglioso, ma alla fine che cosa mi dice? Ascolto diversamente le cose? No. Allora la musicologia a cosa serve? Niente. No, infatti l'altra dimensione a cui volevo fare riferimento, assolutamente al di fuori dell'iperspecialismo, è proprio quella del... Alessandro? Non solo del dialogo intersoggettivo, no? Proprio quella del... Mi sentite? Sì. Ora sì. Ora sì. Dicevo, l'altra dimensione è proprio quella del dialogo intersoggettivo, quindi non solo recuperare il soggetto del musicologo o magari dell'autore di un'opera d'arte musicale, ma proprio il dialogo intersoggettivo. E tu dicevi con altri soggetti, che hai citato gli storici, hai citato che ne so, i filologi, i filosofi, ma al di là della disciplina di appartenenza, è proprio l'idea di confrontarsi appunto con altri uomini, con altri soggetti. Questo è assolutamente un compito urgente che noi dobbiamo assolutamente fare, proprio al di fuori, purtroppo, di quelle che sono, ahimè, delle esigenze di ricerca che però sono imposte da un sistema, capisci? Quindi se lo si fa è proprio perché è un sistema, diciamo, che ce lo impone. Però sono assolutamente d'accordo con te. Grazie. Con gli altri. Grazie Alessandro. Vedo che c'è una mano. Io intanto ringrazio la Fondazione per questa occasione bellissima e professore, gli interventi che sono stati davvero eccezionali. Allora, io avevo una osservazione, una riflessione per Vera, cioè in realtà tantissime cose per tutti e tre, però una riflessione per Vera e anche una domanda per il professore. La questione della coautorialità nell'ambito della popular music, intanto poi ovviamente bisogna capire quale tipo di popular music, perché vuol dire miliardi di cose popular music. Pensavo appunto proprio che la coautorialità e la produzione di un messaggio è molto anche nelle mani appunto del produttore musicale. Per esempio penso al caso più noto in assoluto, forse George Martin per i Beatles, che plasmava proprio la musica, anche per il fatto che, forse anche perché quella non è musica scritta, quindi il fatto che è molto importante l'ascolto, appunto come metodo, è molto più sul timbro, sulle dinamiche appunto di quel tipo. Però anche per la stessa musica, ad esempio di Beyoncé, magari c'è scritto sì, musica di Beyoncé, ma poi bisogna vedere chi è che davvero è l'autore di quella musica, proprio il senso anche di timbro, ma anche tutti... per esempio i DJ di quella musica popolare elettronica più recente, più di consumo. E poi c'è il caso opposto, dall'altro lato, che tutti quegli artisti che, diciamo, attinenti, legati all'ambito grande della popular music, che fanno musica industrial, che usano soltanto lo studio di registrazione, che sono da soli e compongono tutti quanti da solo, usando lo studio come strumento proprio. Quello là è il caso opposto, che è appunto un tipo diverso di autorialità praticamente singola, che usa però uno strumento di produzione. Per esempio anche i residents che fanno musica utilizzando soltanto lo studio di registrazione sono quasi incapaci di suonare uno strumento, un pianoforte, cioè fanno cose per terze semplicissime. E quindi secondo me è un discorso molto interessante questo della produzione, della coautorialità.
Non so se Vera vuole dire qualcosa, e poi avrei anche una domanda per il professore, non so se come vogliamo fare. Sì, grazie Paolo. Certo, è chiaro che ogni caso è un po' a sé, no? Cioè, ci sono tutta una serie di tasselli e poi di volta in volta, in qualsiasi esperienza, ciascuno di questi tasselli può avere un ruolo più o meno, come dire, predominante rispetto ad altri. Secondo appunto però questi studiosi, io devo dire, sono abbastanza in questo d'accordo, cioè anche nel caso in cui diciamo c'è una persona che prevale rispetto agli altri, però comunque sempre di fatto poi si mantiene anche la dimensione della coralità, ecco. Però è chiaro, è evidente che poi la riflessione sull'autore è importante anche per questo, no? Perché di volta in volta uno deve andare a vedere le circostanze specifiche, le persone coinvolte, il progetto, tutto quello che è successo nelle varie fasi per capire di volta in volta qual è poi il ruolo effettivo di ognuno di loro. E secondo me sono studi anche affascinanti perché in effetti sì. Ognuno di questi interventi può aggiungere qualcosa. Poi è chiaro che in determinate occasioni, quando si parla appunto di determinate personalità, come diceva il professore anche prima, il ruolo dell'autore resta, no? E quindi gli altri si fanno quasi strumento di quello che è un disegno iniziale, che può anche essere molto forte, però è chiaro, evidente che di volta in volta possono esserci delle situazioni molto, molto diverse tra di loro. Grazie. Volevo aggiungere una cosa una domanda per il professore. Abbiamo parlato prima lei ha parlato del soggetto che è immerso nel suono, il flusso sonoro e tutta quella teoria lì, che secondo me io non mi vedo affatto in quelle cose lì. Poi abbiamo parlato invece dell'autore che, seppur immerso nel suo contesto di produzione e anche di ricezione del pubblico dell'epoca, anche ovviamente ci siamo noi adesso, in tutto il contesto con quell'autore fornisce un messaggio, cioè nel senso lei ha parlato molto di messaggio, facendo l'esempio sia di Monteverdi ma anche di quella della sonata di Beethoven, e quindi attraverso quel suo ragionamento e discorso anche a livello formulaico proprio di Beethoven, si riesce a capire qual era il messaggio dell'autore. La mia domanda, che è molto, cioè abbastanza sciocca e non so neanche come esprimerla, mi è sembrato comunque un discorso come se valesse soltanto per l'autore, diciamo con la A maiuscola, nel senso come grandi opere d'arte. Ma per esempio, quale può essere il messaggio per un, non lo so, un operista di metà Settecento, fine Settecento, un Ferdinando Bertoni, Nasolini oppure Coccia nell'Ottocento, i generali che alla fine facevano quello che era molto di, come posso dire, di mestiere, artigianato. È logico che magari Rossini un messaggio ce l'ha, però anche se il genere è uguale, è identico, come si può parlare di messaggio in un caso diciamo, di uno molto piccolo, minore, diciamo. Questa è una cosa che mi era venuta in mente Qui sentendo. dipende, ho fatto forse una passata troppo rapida, la domanda è opportuna naturalmente, solo io che sono stato troppo rapido ma non c'era tempo. E quando dicevo che sia Latour sia Bourdieu ci raccomandano di collocare sempre i processi creativi all'interno di una cultura che li ha generati e soltanto dopo farli vivere nella storia che ci separa da loro, e questo è un caso specifico molto importante, opera. Voi sapete che opera è un neutro latino plurale, vuol dire tanti opus. È nata come genere coautoriale. È soltanto con Verdi e con Wagner che c'è l'idea di un autore che dice intenzionalmente, esplicitamente, all'opera comanda una sola volontà, la mia di compositore. Prima di quel momento l'opera è consustanzialmente plurale. Lo dice la parola stessa. Infatti anche Opus. i cantanti nel Settecento, a maggior ragione che. Punto. Quindi lì non contava il messaggio perché era talmente interna a una società che la assorbiva che ne era il suo specchio. Quindi non aveva bisogno di fornire messaggi. Era il meccanismo del consumo. Quindi
E qui andiamo allo statuto di opera d'arte. Allora, che cos'è un'opera d'arte? Non è una cosa che è migliore del lavoro di consumo. Non l'ha detto Dio che l'opera d'arte è migliore di un lavoro di consumo, ma il lavoro di consumo nasce con una episteme differente. Differente, non migliore o peggiore. Quindi, in quel caso, il messaggio rispecchierà ciò che la società esprimeva in quel momento. Quindi è un messaggio, quello di Nasolini, intanto che non è di Nasolini, perché lui, se doveva mettere in scena due volte lo stesso testo, componeva due volte la musica e non ripeteva la stessa, quindi vuol dire che non lo aveva un messaggio autonomo, ma era semplicemente una risposta a quello che la sua cultura di riferimento gli stava chiedendo. E allora qual è il messaggio? Il messaggio è qualcosa di integrato che trascende l'autore, perché il genere stesso opera nasce multiautoriale, nasce, come dire, interrelato, se vogliamo usare il termine di Alessandro, intertestuale. Nasce così, a meno che non arrivi un Wagner o un Verdi, che lo dice proprio in una sua lettera: a teatro deve comandare una sola volontà, la mia. Ma perché lui lo dice, e se si sente in dovere di dirlo vuol dire che non era normale, che è lui che decide di farlo. Poi, anche se comunque è multiautoriale, poi comunque si viene anche a creare un canone di quelli che... Infatti il canone non comincia con Nasolini. No, però ad esempio Rossini... Rossini è un'altra cosa. Guardi, cominciare il canone con Rossini è una delle più grandi discussioni musicologiche, da Roger Parker, che secondo me ha preso una cantonata spaziale, fino a tutti quelli che abbiamo adesso, che stiamo ancora discutendo. No. Ma anche prima in generale, come Gluck, Monteverdi, qualsiasi cosa, diciamo, come canone anche lì, stabilito. Anche lì c'è una cosa particolare. Perché è rimasto nel canone Monteverdi e non Cavalli? Perché Cavalli abbiamo dovuto riscoprirlo, mentre invece Monteverdi aveva continuato? Qui, effettivamente, io non ho altra spiegazione se non proprio la levatura estetica. Fare un'altra opera come l'incoronazione di Poppea non è che la trovi a ogni angolo, è un'incoronazione di Poppea. È lo stesso come Semiramide. Certo, la gente aveva voglia di risentirla, ma perché? Non perché aveva un messaggio, ma perché era bella. Era più bella delle altre, punto e basta. Quindi lì è una questione più semplice, più pratica. Grazie. Mi taccio, ultima cosa. A proposito del video che ci ha fatto vedere, professore, l'ultimo, cioè quel video lì, dove stava precisamente la critica? Nel senso, io non credo... La critica. La critica era che evidentemente ormai possiamo raggiungere... Non era una critica, no, nessuna. No, nel senso, perché non credo che la persona l'abbia fatto, aveva intenti artistici. Questo l'ho messo come uno specchietto per allodole, no, per allodole, voi non siete allodole, però come un simbolo, per far vedere come i mashup in generale possono diventare tutto senza più identità. Ma non mi interessava tanto questa era una provocazione, mi interessava invece una cosa che lei ha detto prima, che ha toccato prima, parlando con Vera. È vero che adesso la musica la si può fare anche a casa, da soli, con i propri mezzi informatici, ma questi mezzi ormai sono talmente standardizzati che in realtà non è vero, è un'illusione che stiamo facendo qualcosa. In realtà lo sta facendo la macchina. E come lo facciamo noi? Lo possono fare altri milioni di persone nel mondo, perché il programma è talmente stretto che ci porterà a fare delle scelte molto simili. E quindi il messaggio quale sarà? Sarà il tecnologismo. E il tecnologismo, secondo me, nasconde sempre dietro un economicismo. E quindi è di nuovo un neocapitalismo che stiamo subendo. E qui ci spostiamo sul piano politico. Ovviamente in quel caso non credo fosse avesse un intento artistico-musicale il tizio di YouTube. Perché... ma era una provocazione. Cioè, a proposito, c'è un video uguale, però al posto di Beyoncé ci sono i Teletubbies ed è un capolavoro di montaggio. Proprio. Ma infatti, è vero che l'ha detto lei, è un capolavoro di montaggio, l'ha bellissimo. Detto lei. Perfetto. Grazie. Ok. C'è qualcun altro? Sono quasi le 7. Siamo stancati tutti e mi dispiace molto, non volevo essere stancante. No, direi proprio il contrario. Va bene, allora siamo giunti al termine.